Il calendario del campionato del Catania si infittisce di impegni ancor più del previsto, con ben 3 partite da giocare in soli 7 giorni. Dopo il rinvio della 33esima giornata per la morte di Pier Mario Morosini, infatti ieri sera la Lega Calcio è venuta a capo del problema del recupero del turno, che ha fissato per il 24 e 25 aprile senza scegliere la via dello slittamento. Nel prossimo weekend quindi si giocherà regolarmente la 34esima, ma il Catania sarà chiamato a giocare contro l'Atalanta non più di domenica alle 15, bensì in anticipo sabato sera alle 20.45. Anche nella 33esima giornata si è scelto di far giocare il Catania prima delle altre, a causa della necessità ormai nota del Cagliari di disputare le proprie partite sul campo di Trieste, dove quindi le due isolane scenderanno in campo martedì 24 aprile alle 18.30. Sembrerebbe finita qui, ma sabato 28 aprile i rossazzurri giocheranno nuovamente in anticipo, ma stavolta lo faranno addirittura nel derby in casa del Palermo. Nei prossimi giorni, quindi, Montella dovrà fare il possibile per cercare di dosare le forze dei propri giocatori, considerando che tra acciacchi e squalifiche non avrà tutte le pedine a sua disposizione. Senza dubbio Kocicki sarà tra i pali per le prossime due partite al posto dello squalificato Carriso, mentre al Milan preoccupa non poco per i soliti problemi alla schiena. Per il resto si cerca sempre di capire se il futuro di Pietro Monaco sarà a Catania o a Napoli, ma non si saprà prima della fine della stagione, mentre invece crescono le probabilità di Maxi Lopez di essere riscattato dal Milan al termine del campionato in corso.